Carissimi utenti, buongiorno. Qui collegati dallo stadio di Comiziano, l'arbitro napolitano di Nola avvia le squadre al centro del campo. È davvero il big match della giornata tra la squadra di calcio che vede protagonista appunto il Rione Fellino, eccola nelle immagini con divisa bianca, e dall'altra parte il Visciano Bella Vita, come si può vedere, con divisa giallo-blu. Per quanto riguarda il Rione Fellino abbiamo la seguente formazione: Campagnolo, Genovese, De Riggi, Peluso, Mascolo, Sepe, Trocchia, Sant'Anillo, D'Avanzo, Di Lauro, Fornaro. In panchina Ambrosino, Nucci, Miele, Nappi, Vitale, De Sarno, Rega, allenatore De Sarno. Leggiamo la struttura societaria: presidente Caldarelli, vicepresidente Rega. Poi abbiamo i dirigenti De Stefano, Barbati, Cerullo, segretario Rossella. Per la squadra del Visciano abbiamo Auriemma, Iannicelli, De Sena, Santorelli, Lamanna, Maffettone, Gambardella, Delia, Vitale, Donofrio, Sernia. In banchina Napolitano, Sirignano, Soviero, Fuschiello, Sgambato. Allenatore Lamanna, presidente Soviero. Arbitra, come ho già detto, il signor Napolitano di Nola. A momenti dovrebbe iniziare la gara. Un minuto di raccoglimento per il padre di Lanzano. Mamma mia, dai, non mi rientro, ma non mi rientro. Inizia la gara, a momenti l'arbitro dovrebbe fischiare l'incontro di calcio tra Rione Fellino e Visciano Bellavita. Inizia la partita, carissimi utenti, con la squadra del Rione Fellino in azione. Pallone sul laterale sinistro, spazza via il numero 6 Maffettone, si rilancia in avanti D'Onofrio. Ricordiamo che il modulo di gioco è 4-3-2-1, quello impostato da mister De Sarno per il Rione Fellino. Sfera che termina in out, se ne incarica il numero 3 De Riggi sul pallone, eccolo nelle immagini, laterale sinistro. De Riggi, il lancio in verticale, sfera in profondità, fallo, punizione. Ricordiamo che la situazione di classifica vede protagonista appunto la compagine del Rione Fellino in quinta posizione in questo momento, a quota 30 punti. Poi abbiamo appunto il Visciano, la squadra contendente, che ha quota 25. Il Domicella, dato che ha vinto la partita, è a quota 32. Poi abbiamo l'Ispanica a quota 38, il Real Sassa a quota 39 e il Casamarciano a 43. Punizione, si riprende a giocare per la squadra di casa. Il Rione Fellino in avanti cerca di puntare la porta avversaria, il destro, il cross in area di rigore, pallone che viene ribattuto, giallo-blu in azione, recuperano la palla, viene fatta girare dal numero 10 D'Onofrio, la sfera al numero 6 Maffettone, palla in profondità, pallone che viene recuperato dal numero 3 De Riggi. C'è una scivolata, l'arbitro fischia il fallo a favore del Visciano Bella Vita. Punizione, secondo l'arbitro. Il Visciano Bella Vita intanto in barriera si forma. Una barriera costituita da Di Lauro, dal numero 4 Peluso e dal numero 7 Trocchia. Punizione. Giallo-blu in azione. Il destro, pallone respinto, palla fuori, giallo-blu in avanti del Visciano Bella Vita, il numero 4 Peluso devia la palla fuori, pallone in gioco,
intervento ottimo di Mascolo. Secondo l'arbitro c'è stata deviazione, rimessa laterale. Batte il numero 3 Derigi sul pallone. Ecco appunto Caldarelli, barra Caldarelli, annola, sostenitore di questa squadra del Rione Fellino. Ottima la volata ed ecco che subito il numero 9 D'Avanzo si muove, l'appoggio sul laterale sinistro, palla deviata fuori, rimessa laterale, batte Derigi. Ancora in profondità il giallo-blu, però fermo nel gioco. Ed ecco il numero 10 in azione di Lauro. Palla a centrocampo, poi si muove D'Avanzo, recupera alla grande, grande tecnica, il suo dribbling produce effetti speciali e il Visciano recupera. Il cross di sinistro, pallone però che giunge nel vuoto. Derigi con la calma, molta cautela. Derigi in azione, lancio verso il centrocampo, ancora Derigi, si cerca una triangolazione, pallone al numero 9 D'Avanzo. C'è un fallo fuori di giallo blu. Punizione, batte il numero 6 Maffettone. Il destro, pallone ai limiti dell'area di rigore che viene spazzato via, palla fermata, bravissimo Genovese, palla verso il centrocampo, il Visciano recupera, lancio in profondità, bravissimo sul filo del numero 7 Gambardella. Rispondono bene i riflessi di Campagnolo che rappresenta la massima garanzia in porta per il Rione Fellino. In azione in questo momento la compagine del presidente Caldarelli. D'Avanzo, l'apertura, palla spazzata via dal numero 6 Maffettone, rimessa laterale. Genovese, pallone al capitano, il lancio in profondità del numero 6 Sepe. Sepe è capitano della squadra, ricordiamo. Pallone al numero 10 D'Avanzo, pallone al numero 9 poi di Lauro, poi alla fine la sfera viene recuperata dal giallo-blu. Derigi, bravissimo, ottimo lavoro sulla fascia sinistra del terzino sinistro del Rione Fellino. Rimessa laterale del Visciano. Recupera bene, ruba palla la squadra del Rione Fellino. Ancora il numero 11 in gioco, Fornaro. La palla viene spedita. Ottima partita, bellissima gara, tecnicamente valida. Giallo-blu in azione, il lancio di sinistro viene fermato ai limiti dell'area di rigore e scatta il contropiede con Di Lauro. Pallone per il numero 9 D'Avanzo. I giallo-blu sottraggono sfera e ci si rilancia in avanti con la squadra Rione Fellino che adesso attacca sul laterale sinistro. Di Lauro si cerca una triangolazione. Di Lauro, grande regista al centrocampo, ancora Di Lauro in gioco, sfida tra i 10 Di Lauro e D'Onofrio, si contendono questa sfera. Secondo l'arbitro e la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale, Derigi sul pallone. Ecco nelle immagini Derigi, il lancio, la palla in verticale al numero 10 Di Lauro. Di Lauro, secondo l'arbitro c'è fallo, punizione per il giallo-blu. Il lancio in profondità, sfera che viene
fermata dalla difesa del Rione Fellino, che in realtà si difende molto bene, vedete, con il peluso mascolo Sepe, Berigi e Genovese, che rappresentano i pilastri vincenti di una difesa che quest'anno ha davvero garantito la massima sicurezza nell'area di rigore. Intanto c'è un fallo fischiato dall'arbitro napoletano Di Nola a favore della squadra del Visciano Bellavita. Sul pallone il numero 6 Maffettone e il numero 10 D'Onofrio. Vediamo lo sviluppo di questa iniziativa. Se ne incarica D'Onofrio a crossare verso l'area di rigore. Il tiro cross, pallone troppo lungo, il portiere Campagnolo in realtà ha controllato bene il gioco. Intanto la difesa cerca di gestire, vedete come il Rione Fellino si difende in questo caso molto bene in area di rigore. Riesce a controllare bene gli attaccanti, vedete il gioco che viene svolto, blocca Campagnolo che, come ho già detto precedentemente, rappresenta la massima garanzia in porta. Il lancio in verticale, la sfera viene fermata dai gialloblu, c'è l'avanzata del numero 10 Di Lauro, vedete controllano bene anche il centrocampo, ottimo l'intervento. E la volta del numero 4 Peluso, che controlla bene il gioco a centrocampo. C'è una spallata contro il numero 7 Trocchia. L'arbitro fischia la rimessa laterale. De Riggi in azione. La squadra di casa continua a difendersi alla meglio con De Riggi. Bravissimo De Riggi, poi scivola. Ricordiamo che finora è piovuto. Perdono palla, si rilancia in avanti la squadra del Rione Fellino, pallone per D'Avanzo, la compagine di mister De Sandro non molla, tentando un notevole assalto in area di rigore. De Riggi sul pallone, pallone per Di Lauro, fallo su di lui, per l'arbitro è punizione. Ecco nelle immagini il regista, non chiaramente, del centrocampo Di Lauro per il Rione Fellino. Sulla sfera il capitano Sepe batte la punizione. Vediamo lo sviluppo di questa iniziativa che potrebbe rappresentare una svolta nella gara. Sepe, il destro, un tiro cross ribattuto, ancora Sepe in azione, il lancio in profondità, pallone per Di Lauro. Di Lauro recupera molto bene il suo lavoro, bravissimo, grande giocata di Di Lauro. Peccato, la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Grande giocata di Di Lauro, eccolo nelle immagini, il regista e la mente del centrocampo. Intanto l'arbitro ha fischiato un fallo, punizione. Numero 5 la manna sul pallone, non è... il numero 10 D'Onofrio prova. Fondo area. Campagnolo. Lancio in verticale. Grande tacco di Di Lauro. Aspetto tecnico di Di Lauro è eccellente. Anche in questo caso il suo intervento sui giocatori gialloblu fa emergere un dato tecnico positivo verso il regista, la mente del centrocampo. Eccolo nelle immagini, intanto rimessa laterale,
Tiro finale, la palla direttamente nelle mani di Campagnolo e si riparte. Bravissimo il numero 11 di Fornaro, il lancio in profondità sul laterale sinistro. Vediamo lo sviluppo di questa iniziativa. Tiro finale, bravissimi, il Leone Fellino va vicino al gol e prova questa iniziativa offensiva che scompagina i piani difensivi degli ospiti. Pian piano la squadra sta emergendo ed ecco, attenzione, l'arbitro fischia un altro fallo. Risultato intanto fermo sullo 0-0. Gialloblu in azione. Santaniello, passaggio arretrato. D'Avanzo, Di Lauro, Santaniello, perde palla, deviazione, ecco, bravo l'arbitro, in realtà c'è stata una deviazione giallo-blu. Il lancio in profondità. Di Lauro penetra molto bene ai limiti dell'area di rigore. Fallo secondo l'arbitro. Punizione. Maffettone. Gialloblu in avanti ed ecco che scatta il contropiede. De Riggi ruba palla e fa volare Di Lauro, bravissimo questa girata, il lancio in profondità, però non viene seguito in questo caso il regista Di Lauro. Pallone che termina sul laterale sinistro. Visciano in azione, pallone che viene riconquistata dal numero 2 Genovese, quindi si ottiene un vantaggio competitivo in difesa evitando l'ingresso in area di rigore. Rimessa laterale già battuta, il cross, la girata, il tacco finale, bellissimo questo stop del capitano Sepe che si può permettere, ecco nelle immagini, un'iniziativa singolare. Il lancio oltre il centrocampo, pallone in profondità, in azione di nuovo il numero 2 Genovese, passaggio arretrato a Sepe. Il numero 4 in orizzontale, Peluso, passa la palla a De Riggi, il cui sinistro rasoterra filtra in area di rigore, poi c'è stata una respinta, ancora la squadra di casa che emerge, l'arbitro fischia la posizione irregolare. Maffettone sulla sfera, il lancio, il numero 10 prosegue, ossia D'Onofrio, palla che termina fuori. Peluso, bellissimo questo dribbling, avanza Peluso sul laterale destro, fallo su Trocchia secondo l'arbitro, punizione. Intanto ecco mister De Sarno, mister De Sarno che cerca di impartire le proprie indicazioni, si respira in un'area tranquilla sulla panchina del Real Fellino. Ecco anche il presidente in campo, punizione. Il cross in area di rigore, colpo di testa finale, bellissimo, svetta di testa l'attaccante
del Rione Fellino, palla che termina però nelle braccia del numero 1 Aurelio. Intanto punizione, anzi rimessa laterale, la palla al numero 9 D'Avanzo. C'è un fallo secondo l'arbitro napoletano di nominazione, l'iniziativa del Rione Fellino che avanza, palla fermata ancora il numero 7 Trocchia, pallone bloccato Santaniello, ed ecco che rispetto ai primi minuti iniziali è emerso un Rione Fellino che fa emergere il proprio tecnicismo. Il lancio in profondità, la triangolazione, pallone per Di Lauro, sera che però viene spazzata via, palla a terra di Trocchia, si cerca una triangolazione, palla respinta, salta il numero 9 Vitale, pallone che viene spazzato via, un batti e ribatti tra le due metà campo, la palla poi termina fuori, rimessa laterale a fuori della squadra di casa che perde palla col numero 4 Peluso e scatta il contropiede con il giallo blu in azione, recupera molto bene, attenzione c'è un fallo secondo l'arbitro, punizione. Il lancio in profondità, di nuovo il gioco sul laterale sinistro col numero 3 De Riggi in azione, palla deviata, Fornaro per l'arbitro e punizione. Punizione, ci prova il Rione Fellino, tiro finale ribattuto sulla barriera, il tacco finale, Santaniello ci prova, eccolo nelle immagini, Santaniello l'autore di questo tiro, era l'unica alternativa possibile e doveva appunto un corridoio vuoto, nelle immagini Santaniello, centrocampista sia incontrista che arretrato, esplica diversi ruoli a centrocampo, fondo ali. Abbiamo superato i 22 minuti di gioco con la squadra di calcio del Rione Fellino in azione, svetta di testa appunto Fornaro, pallone al numero 10 Donofrio, la triangolazione, poi il numero 7 tiro Gambardella, rispondono i riflessi di Campagnolo, palla a terra, il lancio in profondità, la finta, cerca di liberarsi in area di rigore l'attaccante del Rione Fellino, rimessa laterale, batte il numero 2 Genovese, ancora Genovese in gioco,
cerca lo scambio di palla Di Lauro, lancia Genovese, pallone un po' lungo, però ottima l'intenzione di Di Lauro, sempre mente del centrocampo che distribuisce con precisione tutte le sfere che giungono in fase offensiva. Ancora il numero 11 Fornaro, l'arbitro fischia il fallo, punizione. Cialobrini avanti, ferma San Danilo il gioco, la triangolazione, la palla cerca di rubare sfera, il lancio in profondità direttamente nelle mani del numero 1 Auremma, si riparte. Gialloblu che recuperano e il Visciano con il numero 10 D'Onofrio perde palla, la recupera Santaniello, scatta il contropiede, grande giocata Fornaro, grande dribbling, ancora l'azione del Leone Fellini, nella rigore, scivola. Oggi purtroppo si scivola i giocatori e intanto scivola anche il numero 8 D'Elia, si ferma il gioco, batte la rimessa laterale la squadra del Leone Fellini che in pratica riconsegna la sfera elegantemente al numero 1 Auremma, il destro di Auremma, pallone al numero 4 Peluso. Il lancio in profondità, palla a terra Di Lauro, purtroppo è la seconda volta, ci sono delle concomitanze, o si scivola o, oppure ci si scontra, il terreno giustamente non permette una facilità di gioco al 100% essendo che piove. Rimessa laterale, Iannicelli, Santaniello, il sinistro, comunque il Rione Follini è andato più volte vicino al gol e in questo caso sta uscendo a testa alta da questo, da questa prima parte del primo tempo, ancora in azione e scatta il contropiede, Fornaro, il sinistro, ed ecco che vediamo l'impostazione tattica è diversa. Secondo le direttive date da mister De Sarno abbiamo Fornaro, come potete vedere alle immagini, che gioca un po' più arretrato svolgendo una funzione anche di rifinitore verso la parte offensiva. C'è stato un po' di variazione tattica, Fornaro, fallo su di lui, punizione. Santaniello, il lancio, Mascolo, ancora Mascolo in azione, palla in out, rimessa laterale per il giallo blu D'Onofrio, pallone a centrocampo, una serie di triangolazioni portano la compagine in fase offensiva, il lancio in verticale sia per il numero 7 Trocchia che per il numero 9 D'Avanzo, a quanto pare appunto ci sia stato un rafforzamento proprio sul laterale destro dove adesso Trocchia assume e funge da posizione avanzata, il numero 5 poi ci compare, Peluso si comporta molto bene, si respira aria tranquilla sulla panchina della squadra del Rione Fellino. Ancora il Rione Fellino in azione, il lancio, colpo di testa finale, l'arbitro però fischia un fallo,
Ai danni del numero 5, Mascolo, è stato compiuto un fallo, punizione. Sassa! 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 Rigore, calci! Campagnolo, in lancio. Ah, Sassa! Fuori! All'abito! L'apertura fermata. Il cross nelle braccia del numero 1 Campagnolo, che ferma il pallone. Pallone oltre il centrocampo. Mi è tenuto il canto giubileo per l'ultimo. Ma quanto fate? Ci sono due e si cerca una triangolazione, tiro finale, c'è una deviazione, bravo Trocchia, un'azione degna di nota che termina nelle braccia di Aurim. Il lancio, salta benissimo Mascolo, pallone per Fornaro, sfera che termina fuori. Ricordiamo, questo è un girone dove c'è la presenza di squadre napoletane e squadre della provincia di Avellino. Fallo, punizione. La classifica vede appunto la squadra del Rione Fellino a quota 30, quindi in piena zona playoff. Non dovrebbe avere problemi per poter affrontare i playoff. La manna, il lancio di destro. Ottima questa giocata, bravissimo Di Lauro. Pallone fuori, rimessa laterale. Ecco in azione la squadra. Ancora Di Lauro, c'è grande tacco, grande giocata. Pallone per D'Avanzo. Pallone che termina in out, ecco le immagini davanti. La grande giocata di Di Lauro, che è davvero giocatore di classe in campo. Avete visto la sua tecnica, il suo modo di giocare, il suo stile raffinato. Ancora Di Lauro, ferma il gioco. Palla fermata. Santaniello, grandissima giocata di Santaniello, lancio in profondità, ci prova il numero 7 Trocchia, ottima la sua prestazione. Arimma però blocca. Santaniello, svetta di testa, il tacco di Di Lauro, secondo l'arbitro è punizione, fallo sul regista. Punizione, batte Di Lauro. Cross in area di rigore. D'Avanzo. Auriem blocca. Il lancio è verticale. Fallo, punizione. Intanto sulla panchina si respira un'ottima aria, il pareggio giustamente è molto positivo. Ecco nelle immagini mister De Sarno, l'allenatore che ha portato il Rione Fellino nell'auge del calcio. Mancano 10 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato. Il lancio in profondità fermato all'altezza dell'area di rigore ed è corner. Se ne incarica D'Onofrio per il Visciano Bellavita. Visciano in azione, batte il corner. Grazie.
il destro. Bravo Campagnolo, respinge. Di Lauro, in velocità, palla che però termina fuori. Fallo, punizione su De Riggi, sinistro, Sipe, la palla viene fatta circolare, Santaniello, passaggio arretrato, la palla di nuovo a De Riggi. Sarà che viene persa l'iniziativa per De Riggi, la palla viene ribattuta, la palla al numero 1 Campagnolo, bravo D'Onofrio, pallone per il numero 11 Isernia, lancia il numero 4 Santorelli, il taker, attenzione, c'è stato un fallo. L'arbitro fischia una punizione a favore del Visciano. Il cross, palla nelle braccia di Campagnolo, il lancio oltre il centrocampo ed ecco c'è Fornaro, 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 il pubblico, i tifosi gridano al gol, Fornaro sblocca il risultato e il Lione Fellino passa in venta in vantaggio, Lione Fellino 1 Visciano Bellavita 0 e adesso appunto la squadra passa a quota 33 punti ed è in quarta posizione a distante a 5 punti dal Real Sasso, quindi davvero è un momento topico, sembrava che ci fossero delle difficoltà, è stato bravo mister De Sarno, ha modificato nei primi 10 minuti la squadra, visto e considerato che nei primi 10 minuti non c'era ossigeno nella fase offensiva, poi gli faremo l'intervista, ha cambiato lo schema di gioco ed ecco Di Lauro, Fornaro, Fornaro, ancora lui, Fornaro cerca la triangolazione, Di Lauro, altruista, attenzione, c'è un fallo, ci sono delle contestazioni, ma a quanto pare a favore della squadra del Rione Fellino che vince per una rete a zero grazie alla rete messa a segno da Fornaro che ha portato in vantaggio la squadra, un grande Fornaro, il tifo qui sugli spalti che incita i propri beniamini, sul pallone il numero 4 Peluso, c'è il numero 6 Sepe, c'è il numero 11 Fornaro, quanto pare Sepe a dover tirare in porta, vediamo questa punizione, bella questa punizione, bravo, palla nelle braccia di Auremma. Punizione.
Punizione per il giallo blu. Punizione. Ci prova il numero 8 D'Elia, ma la palla viene ribattuta. Hanno saputo bene individuare la strategia della punizione i difensori del Rione Fellino, quindi adesso sono controllori del gioco. Intanto la palla termina fuori, rimessa laterale. Passaggio arretrato, il lancio in profondità, sfera in verticale ed ecco che Sant'Aniello lancia in avanti il numero 7 Trocchia, pallone nelle braccia del numero 1 Auriemma. Il lancio in verticale, di nuovo la squadra di casa che avanza. Sant'Aniello gestisce molto bene il gioco a centrocampo, Sant'Aniello però perde palla, fallo. Punizione. Pallone al numero 7 Trocchia in azione. Di nuovo il Rione Fellino in avanti. Di Lauro, grande lancio in profondità. Ottima l'iniziativa. Sera che però termina sul fondo. Lodevole la manovra offensiva della squadra di casa, che adesso davvero controlla il gioco e domina la partita in lungo e largo. Sera che termina fuori, quando oramai siamo agli sgoccioli del primo tempo. Mancano infatti poco meno di due minuti alla fine del primo tempo. Batte il numero 3 De Riggi. Di Lauro. Giallo blu in azione. Tekel. C'è uno scontro, c'è un fallo su Sepe, eccolo nelle immagini, punizione. Il lancio, la triangolazione nel vuoto. Gallo, giri, gallo! La sfera al numero 11 di Sernia e c'è fallo, punizione. Punizione. Se ne incarica il numero 8 D'Elia. Sul pallone c'è una barriera formata da 5 giocatori. Il destro, pallone ribattuto e la sfera poi termina alto sulla traversa. Nulla di fatto, l'arbitro a momenti dovrebbe fischiare la fine del primo tempo con il Rione Fellino in vantaggio per una rete a zero. Il lancio in profondità, sfera fermata. Grande apertura di Lauro, fuori gioco. Di Lauro si era tirato un po' indietro per la verità, aveva capito, però al momento del passaggio lui già era tornato indietro. Bisogna rivedere le immagini,
Cialobro in azione. Tiro finale. D'Onofrio pareggia il risultato. Quindi 1-1 nel primo tempo. A momenti dovrebbe fischiare la gara l'arbitro napolitano Di Nola. In verticale, tiro finale, gol, grande gol, grande gol, grande gol, la rete è di D'Avanzo, un grandissimo gol da mondiale davvero. Questo è un grande gol, in due minuti, in un giro di un minuto, due gol, quindi 2-1 il risultato a favore del Rione Bellino. Si riparte, anche se oramai la partita del primo tempo è terminata, infatti l'arbitro qua finisce il primo tempo, grazie dell'attenzione, Rione Bellino 2. Visciano Bellavita 1. Gli utenti, ecco il Real Fellino, la squadra di Rocca Rainola che sta disputando un grande campionato in quinta posizione in classifica. Davvero la squadra può, non solo è nei playoff, ma può vincere addirittura il campionato. La squadra con divisa bianco-verde che ha praticamente come sponsor il bar Caldalerli, come si può vedere dalle immagini di Nola. Siamo qui con uno dei massimi dirigenti della società, il dirigente Riga. Ecco dirigente, voi avete creato questa squadra che è un rione appunto di Rocca Rainola, è una frazione di Rocca Rainola, appunto si chiama Rione Fellino. Ecco, come mai l'idea di creare una squadra che comunque avete vinto anche il campionato di terza e poi avete, diciamo, siete riusciti ad entrare in seconda categoria? Prego. Abbiamo creato questa squadra però non vincendo il campionato di terza, è una nuova società che abbiamo creato quest'anno insieme al mister giocatore Tony, insieme a Francesco Rosella, Santolo De Stefano, tutti i dirigenti della società, Gavino Barbati. Abbiamo fatto questa società per dare opportunità di fare sport ai ragazzi del nostro rione, ai ragazzi dei paesi limitrofi. Ecco, voi puntate soprattutto sulle giovani risorse, ma non solo, vero? Puntiamo sulle giovani risorse soprattutto perché anche noi siamo giovani come giocatori in campo e anche con l'esperienza di persone come il mister, come il capitano Raffaele Sepe che hanno giocato in categorie superiori. Bene, ecco, in questo momento vedete mister De Sarno sta attribuendo le sue direttive alla compagine che oggi gioca contro il Visciano, può essere considerato anche derby, in realtà secondo Telesport per i dirigenti non è derby, però in realtà è un derby a carattere provinciale. Ecco, volevo chiederle, giustamente è un girone questo abbastanza equilibrato, come lo giudica? È un girone abbastanza equilibrato, c'è la compagine del Sasso, Real Sasso e del Casamacciano che hanno fatto un campionato finora quasi a sé, però adesso stanno perdendo un po' dei colpi. Poi c'è anche il Visciano che è una gran bella squadra, ha avuto un po' di sfortuna. Vabbè, ci stiamo divertendo, è un campionato molto equilibrato, quindi speriamo di arrivare nei playoff tranquillamente. Ecco, rapporto pubblico-squadra. Col pubblico stiamo crescendo partita dopo partita perché noi siamo una società nuova, quindi il pubblico non è sempre presente, quindi prima o poi incrementeremo tutto ciò.